Cosa? Non fate parte del mio regno? Ah, ma tranquilli, qui è davvero semplice prendere la cittadinanza. Basta pigiare il tasto rosso con scritto iscriviti e fare risuonare la campanella per tutte le vie. Comunque ragazzi, quest'oggi sono felice di presentarvi un video di quelli belli che piacciono a me. Ed infatti quest'oggi si sfideranno due categorie di genere umano. Stiamo parlando degli estroversi versus gli introversi. Ma prima di lasciarvi al video voglio ringraziare la mia amica Alessia Adventure per avermi aiutata a realizzarlo e vi invito anche ad andare sul suo canale per vedere un altro video super divertente insieme e magari lasciateci anche un like se non vi chiediamo troppo. Comunque, secondo voi chi se la passa meglio? I socievoli con la loro parlantina capace di fare parlare anche le pietre oppure gli asociali che se ne stanno belli quieti nella loro pace ascetica? Beh, scopriamolo subito in una situazione semplice come parlare al telefono. E allora ragazzi, ordino la pizza, eh? Pizzeria Adventure? Salve, sono una vostra cliente, nonché fan della vostra pizza. Cioè, complimenti veramente perché è buonissima. Infatti stasera la sto ordinando per tutta la comitiva. Quindi mi raccomando, fatemi fare bella figura. Sì. Allora, vorremmo due familiari capricciose. Due familiari, vabbè. Però al posto di carciofi, magari se ci potete mettere le acciughe, si può fare. Niente carciofi. Anzi no, facciamo così, la teniamo tradizionale. Ok, quindi niente acciughe. Chi è che non voleva la salsa della pizza? Ah, c'è qualcuno che è vegetariano. Chi è vegetariano? Tu? No, niente, niente acciughe. Oh. Va bene così, la ringrazio. Perché sì, allora, per le 9:30, ragazzi, va bene a tutti? Va bene. 9:30. Alle 9:30 puntuali. Mi raccomando, bella calda, eh? Bella calda, ho capito. Sì, grazie. Salve, arrivederci. Grazie, buonasera. Mamma mia, 3 ore per ordinare 2 pizze. Quanto parla questa? 2 capricciose! Ok Sonia, devi semplicemente ordinare una pizza, non è difficile, dai, ce la puoi fare. Abbiamo ripassato tutto quanto. Dici che sei una cliente, cosa vuoi ordinare, a che ora lo vuoi e l'indirizzo, ce la puoi fare. Allora, vada. Pronto Pizzeria Adventure? Buongiorno, cioè volevo dire buonasera. Sì, salve. Sono Sonia, lo so, ma questa a voi non interessa. Sì, comunque, volevo ordinare una pizza a casa. Sì, pizza. Vuole ordinare una pizza? Pizza, grazie. Non c'è problema. Che pizza vuole? Che pizza? Oh mamma, l'ho dimenticato. Una pizza. Una pizza! Sì, signorino, una pizza. Ma che pizza vuole? Una 4 formaggi, grazie. Una 4 formaggi, va benissimo. Alle 9:30 va bene? Va bene, ok. Perfetto, gliela mando. Grazie. Adesso salve, mi dovrebbe dire l'indirizzo. Ha chiuso. E dove la mando io la pizza? Ma perché io ho detto la 4 formaggi che neanche mi piace il gorgonzola? Aspetta, ma non gli ho detto nemmeno il mio cognome. È l'indirizzo. Vabbè, ho capito. Stasera mi tocca cucinare. Ma vediamo un po' come se la cavano alle feste. È qui la festa! Sonia! Finalmente sei arrivata! Alla buon'ora! Sai com'è, le dive si fanno aspettare. Lo so che vi annoiavate senza di me. È vero, un po' è vero, sei l'anima della festa. Cincin almeno, scusami. È vero, come va ragazzi? Sulle mani! Mamma mia, che noia, quando finisce questa festa? Non ce la faccio più, voglio tornare a casa nel mio lettuccio. Oh no, si avvicina. Si avvicina, fa che non mi parli, fa che non parli con me. Ciao, come ti chiami? Non mi sembra di averti mai visto da queste parti. Sonia. Sonia, sì. Piacere, Sonia, sono Alessia, piacere. Piacere. E dimmi, che fai tu nella vita? Sono una youtuber. Ma dai, ma che bello! E che fai preciso di che ti occupi? Qualcosa di intelligente, di qualcosa di intelligente. Sostanzialmente sto tutto il giorno chiusa in una camera sola a parlare ad una videocamera. Oh no! Adesso starà pensando che sono una disagiata. Aspetta! Ma io sono disagiata! Aiuto! Ma non hai niente tu da bere in mano? No! Ecco, infatti stavo proprio andando a prendere. Andiamo, dai, vengo con te! No, ma non c'è bisogno, non ti preoccupare! Ma dai, ci siamo appena conosciuti, almeno chiacchieriamo un po', dai! Se proprio insisti. Dai, infatti! Non so voi, ma io ho una mia teoria su che animali scelgono gli estroversi e quali gli introversi. Ma ditemi se mi sbaglio.
Sheila, Sheila, Rudy, sta buono! Non puoi assalire così le cagnoline! Neanche la conosci! Ma almeno invita la cena! Mi scusi, signora! Ma no, signora, non si preoccupi, giocano! Sono così carini! Fa sempre così, è super giocherellone! Oh, ma che bello! Io li adoro i cuccioli, sono troppo carini! Io adoro questa razza! Ah. Cioè, sono intelligentissimi! Poi sì, anche il mio al peregrino, niente, favolosi. Veramente, come fa le esercitazioni lui, salta in una maniera incredibile. Ma pensa un po', no, io lei ancora non gliel'ho mai portata. Mamma mia, questi cani, che baccano, tutto il giorno così. Vi immaginate avere un cane? Che ansia, doverlo scendere tutto il tempo a passeggiare, poi dover parlare con le persone. No, che ansia. Meno male che ci sei tu. Ok, ricevuto, non si tocca. Il proprio compleanno, l'autocelebrazione per eccellenza degli estroversi, ma una tragedia per gli introversi. Tanti auguri a me, tanti auguri a te, tanti auguri a Sonia, tanti auguri a me. Sbrighiamoci, voglio aprire il regale. Desiderio, soffio. Al telefono potrebbe essere complicato, immaginiamo cosa potrebbe succedere di presenza. Pronto, Aliu? Guarda, no, ti chiamo per dirti che per stasera non se ne fa più nulla alla fine. No, dai! Lo so, ma Gabriele è scaduto il Green Pass e non se la sente di uscire. Vabbè, che ci fa? Facciamo qualcosa a casa mia, organizzo, facciamo serata giochi. Cioè, dico, così può venire anche lui. Ma bisogna convincerlo, guarda che ci ho provato, non ne vuole sapere proprio di uscire. No, vabbè, non ti preoccupare che tanto lo convinco sicuro. Vabbè, guarda, parlaci tu che pur di non sentirti parlare sicuramente ti dice di sì. Sì, infatti. Va bene, ciao, ciao, un bacio, a dopo. No, ma perché mi sta chiamando? Che ansia, mi scoccio a rispondere. Vabbè. Pronto? Pronto, Sonia. Ehi, ciao, senti, ti chiamo per dirti che non se ne fa più nulla stasera. Vero? Cioè, mi dispiace. Guarda, a Gabriele è scaduto il Green Pass e non se la sente di uscire. Vabbè, dai, facciamo un'altra volta, va bene? Vediamo nei prossimi giorni. Sicuramente. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì! Posso stare a casa, che bello, nel mio pigiama, non devo uscire a vedere gente. Grazie, grazie. Provate a dirmi che non avete mai sperimentato questo imbarazzo. Comunque, ragazzi, adesso sono curiosa e voglio sapere da voi se vi sentite più estroversi o più introversi. Beh, io penso di alternare fasi di estrema socievolezza a fasi di totale misantropia. Quindi sì, diciamo che possiamo dire che io sia un'introversa che si finge estroversa per non sembrare completamente una disadattata. Comunque, condividete questo video, altrimenti sarete tutti dei disagiati come me. Scherzo! Vi voglio bene! Ciao!